Ma è iniziato bene già in Australia a gennaio, poi c'è stato questo lockdown che ci ha imposto di rimanere a casa, quindi hanno sospeso la stagione e ripresa appunto le strade bianche, iniziate con un 20° posto che mi soddisfa perché era la prima volta che le Sì, facevo e era anche quindi abbastanza tosta come era una gara. gara tosta, il clima torrido e niente, la condizione saliva pian piano. E è arrivato questo 11° posto alla Sanremo, che Che era la era mia prima Sanremo della mia vita. anche la gara dei tuoi sogni, vero? È la gara dei miei sogni, ho visto che ci può arrivare e speriamo per il futuro, ecco. Un quarto posto all'italiano, di più non potevo fare. Speravo in un arrivo verso Bassano, però l'arrivo era Cittadella e Nizzolo, Ballerini e col Brelli sono molto più veloci di me, quindi ho provato a giocarmi le mie carte, ma come avevo già detto prima del lockdown, ci sarà sempre più disastro tra noi corridori perché c'è chi è in scadenza, chi deve cercare il risultato a tutti i costi, quindi c'è molto più nervosismo in gruppo e velocità aumentano e è molto più facile cadere, ecco. Però il problema è che c'è sempre meno testa e meno coscienza in gruppo, quindi si rischia molto molto di più. Ci doveva essere un riferimento dall'UCI, dal governo dell'UCI, dove prolungava i contratti di chi era in scadenza e una sorta di regola. Corriamo un po' lo sbando anche su strade molto impraticabili, e quindi la vedo molto molto difficile. Ma quest'anno ci sarà un Giro d'Italia un po' strano, non lo so neanche io cosa ci aspetterà, però appunto iniziamo con la Tirreno la prossima settimana e il Giro d'Italia successivamente. Quello che mi aspetto è una vittoria di tappa, poi quello che verrà, l'importante è essere costanti, essere sempre lì con i migliori e appunto speriamo per una tappa.